Sono circa 400 i palermitani che hanno proposto e sottoscritto il ricorso contro la ZTL centrale. Insieme a loro un gruppo di associazioni di categoria, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio e Cobas. Il ricorso chiede la sospensione del provvedimento per vari motivi, tra questi l'insufficienza di mezzi pubblici, il rischio che la zona a traffico limitato possa essere in futuro ampliata, la mancanza di altri servizi come parcheggi lungo il perimetro e linee bus più efficienti. Per i ricorrenti il provvedimento limita il diritto alla mobilità dei cittadini costituzionalmente garantito. I valori atmosferici delle emissioni atmosferiche dell'ottobre 2015 e dell'ottobre 2016 e abbiamo riscontrato un peggioramento della qualità dell'aria consistente soprattutto in tutte le zone limitrofe. Quindi sotto il profilo della tutela ambientale il provvedimento a nostro avviso non è efficace. I tempi tecnici per discutere vecchio e nuovo, diciamo uniti da questo ricorso per motivi aggiunti, dovrebbe essere il 23 novembre. Abbiamo una scarsa flotta di autobus, la maggior parte è vecchia, che sicuramente non potrebbe entrare neanche nel perimetro della ZTL. Dalla mattina alla sera abbiamo gente, una processione di gente disperata, depressa, perché non riesce neppure a mangiare. Nonostante qualche giornale abbia detto che noi ci siamo riuniti chissà per qualche cosa, quei pochi sacerdoti che eravamo, ci siamo riuniti per farci esclusivamente portavoce del disagio sociale, economico, a tutti i livelli che c'è nella zona. Stop.